Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e come sempre di iscrivervi anche a New World Italia, la community italiana chiaramente, e di farvi trovare sul loro Discord così che potrete trovare le varie gilde, unirvi a noi e divertirvi tutti assieme. E divertirci tutti assieme visto che c'è anche la mia gilda. Oggi primo videino per quanto riguarda le guide base su che cosa sapere di New World ancora prima di giocarli e parliamo delle armi. Quindi iniziamo subito. Quindi come funzionano le armi? Ogni arma ha il suo albero delle maestrie. Puoi trovarli nella schermata del personaggio, ovviamente sotto la scheda maestrie. Queste maestrie salgono di livello indipendentemente l'una dall'altra. Più usi una certa arma, più esperienza guadagni in quella maestria e ovviamente più punti ti vengono dati. Ogni maestria ha due alberi, abilità, che di solito si concentrano su diversi aspetti dell'arma. Prendiamo per esempio l'accetta da lancio. Ha un albero incentrato sugli attacchi in mischia e un altro che garantisce l'accesso ad abilità a distanza. Oltre a tre abilità attive che diventano disponibili man mano che avanzi. Si avanza lungo un albero delle abilità, ci sono anche varie abilità passive, tra cui poter scegliere, che ci danno chiaramente ulteriori bonus. Per progredire in un albero delle abilità o nell'altro, a propria scelta, bisogna spendere un punto nel livello precedente per sbloccare l'abilità del livello successivo. Il livello finale, che potete vedere qui in fondo, ci sono due livelli finali, richiede 10 punti in un albero specifico dell'abilità, assicurandosi chiaramente che non sia possibile ottenere entrambe le abilità finali di ogni albero per la propria arma. Quindi in totale avremo 19 punti da spendere nell'albero dell'abilità di un'arma e di questi 19 punti ne dovremo spenderne almeno 10 per arrivare, chiaramente se si vuole, all'abilità finale. È ovvio che si può mischiare quanto pare e piace, quindi si possono prendere delle 6 abilità attive che si ha in un'arma, si possono prendere in realtà quella che si vuole. Si può fare anche un miscuglio da corpo a corpo o da distanza. Quindi, come detto, ogni maestria può essere aumentata fino a livello 20, quindi ogni arma può arrivare fino a livello 20, e ci sono un totale di 38 abilità per ogni arma, 19 su ogni albero. Quindi bisognerà scegliere tra i due alberi e le proprie abilità. Non è possibile ottenerli tutti, puoi sempre specificare nuovamente, speccare la, nuovamente la propria maestria dalla schermata del personaggio. Ogni respec delle proprie abilità dell'arma è gratuito fino ad arrivare a livello 20, quindi se si è cappati un'arma bisognerà pagare Azoth per respeccare la propria abilità. Azoth ovviamente che si possono fare in gioco senza alcun problema. Chiaramente, e questo lo dico per giustizia, se respeccate le abilità di un'arma, non vi viene tolta la padronanza dell'arma, quindi rimarrete maestri, il livello dell'arma che avete raggiunto lo manterrete, respeccherete solo ed esclusivamente le proprie abilità. Si ha un totale di due slot per armi, si inizia ovviamente con uno soltanto, a livello 5 si passa anche a sbloccare il secondo, quindi da livello 5 in poi avremo la possibilità di portarci dietro due armi. Chiaramente non c'è un limite delle armi che si possono portare dietro, nel senso che potete fare le combinazioni che volete, chiaramente le armi si basano sui propri attributi, quindi è chiaro che se voi utilizzate un'arma che usa forza e un'arma che usa intelligenza come primaria, i vostri attributi da far salire saranno forza e intelligenza. È chiaro che se dovrete utilizzare un'arma che invece si basa su destrezza e costituzione, dovrete respeccare non soltanto le armi, ma chiaramente anche tutti i vostri attributi. Quindi andiamo a vedere come funzionano le varie armi e quali sono le caratteristiche principali che noi dovremo avere, quindi gli attributi principali che noi dovremo avere per avere il massimo del danno da quella determinata arma. Iniziamo con la spada, è l'unica arma che si può utilizzare con uno scudo, quindi arma e spada e scudo in realtà, si chiama Sword Master chiaramente, si utilizza una spada e per quanto riguarda la stat primaria, si usa forza e destrezza. Passiamo alla spear, quindi alla lancia. La caratteristica primaria chiaramente è destrezza, ma si va a combinare anche con forza. La spear si può utilizzare sia da lontano, quindi è una mid range, sia ovviamente da corpo a corpo.
L'arco, chiaramente, l'arco si basa completamente su destrezza per ovvi motivi, e l'arco come caratteristiche principali ha, diciamo, due particolarità. O si può utilizzare abilità che fanno AoE, quindi a raggio, oppure abilità da cecchino e da fuga. Quindi ci sono un po' di abilità diverse, l'arco è molto particolare e bisogna chiaramente saperlo utilizzare. La staffa di fuoco invece è chiaramente la prima arma magica, si utilizza come stat principale l'intelligenza e solo ed esclusivamente l'intelligenza e chiaramente le abilità si basano sulle classiche magie delle magie di fuoco, quindi da la colonna di fuoco alla meteorite, quindi quello sta a voi, è molto divertente vedere i maghi di fuoco in giro. Il rapier o stocco è un'arma molto veloce, chiaramente, ed è un'arma a breve distanza, molto complicata da giocare, ma si basa tutti su attacchi veloci ed evasione. Dà sanguinamento e la sua stat primaria è chiaramente destrezza, ma ha anche intelligenza come secondaria. Chiamata The Reaper, quindi lascia bipenne, ha due mani chiaramente, è un'arma basata sull'AoE e il crowd control. Tutto questo si basa chiaramente sulla stat primaria della forza. Adesso si va sulle armi a distanza, quindi il moschetto, che può essere o lo sharpshooter, quindi chiaramente un cecchino, o il trapper. È molto particolare il moschetto e le stat principali sono destrezza, ma anche intelligenza. La staffa della vita, che beh, in realtà non è una vera e propria staffa magica, o meglio, lo è, ma si basa non su intelligenza, ma su focus come stat primaria, e chiaramente può essere o healing o protector. L'accetta da lancio, chiamata Berserker. Beh, il motivo è abbastanza semplice: si può utilizzare sia da corpo a corpo, quindi con attacchi molto veloci e incalzanti, oppure da lancio. La sua stat primaria è forza, ma si può utilizzare anche con destrezza. Il Warhammer, quindi il bellissimo martellone a due mani, è un crowd crusher perché normalmente butta a terra l'avversario, praticamente con qualsiasi tipo di mossa, o comunque spezza le corazze nemiche. È veramente un'arma devastante, ma bisogna saperla utilizzare perché è anche molto molto lenta. Chiaramente il Warhammer come la lascia bipenne si basano totalmente sulla stat della forza. Ultimo e non ultimo in realtà arma è l'Ice Gauntlet, quindi il guanto di ghiaccio, è un'arma magica anche quella e si basa totalmente sulla stat intelligenza. È un'arma molto particolare ed è stata aggiunta nelle ultime patch, sicuramente ne arriveranno altre perché hanno iniziato ad inserire nuove armi come la Rapier o l'Ice Gauntlet nelle ultime patch, sicuramente andranno avanti. Anche questa, come ho detto, si basa totalmente su intelligenza e può essere chiamata o Ice Tempest, quindi una build basata sull'AoE damage, o il Builder, quindi in pratica su un buff, debuff delle proprie abilità. Bene, con questo è tutto. Io credo di avervi detto tutto per capire più o meno come iniziare a costruirvi una build basata sulle proprie armi. Vi lascio il link in descrizione per il builder che c'è su un sito da cui potete provare a vedere dove distribuire i vostri punti e soprattutto quali armi poter utilizzare per destrezza, forza, costituzione, in pratica quello che volete voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste armi, ma soprattutto noi ci rivediamo con il prossimo video, con la prossima guida. GG a tutti quanti!